Stasera cominceremo a parlare di diverse cose, ci sono tanti argomenti di cui vorremmo parlare. E i ragazzi qua davanti a me hanno tante domande da farmi. Io vorrei cominciare in questo modo, leggendo alcuni versi e poi dando sfogo a tutte queste domande che sono molto importanti. Ognuno di loro ha qualcosa da dire. Quindi possiamo dire una cosa importante, parlando di questo mondo e di coloro che gestiscono e dominano i poteri temporali e spirituali di questo pianeta Terra. La maggior parte delle masse queste cose le ignora, perché vive in un limbo particolare. Sono stati, diciamo così, relegati, noi abbiamo la concezione dantesca di inferno, purgatorio e paradiso. Non siamo stati relegati in purgatorio per poi salire in paradiso o per scendere all'inferno. Siamo stati relegati in un limbo particolare da cui non possiamo scappare. Da questo limbo loro ci prendono e ci fanno di noi tutto quello che vogliono, in qualsiasi momento, in qualsiasi istante. Nessuno ci crede perché non riesce a ragionare col proprio cervello, non riesce ad avere una psiche propria, perché il loro corpo psichico è stato depauperato, è stato distrutto, è stato annichilito, è diventato pure schizofrenico. I sensi psichici non funzionano perché si sono staccati dai nostri chakra fisici, perché il nostro fisico si è ammalato. E quindi i nostri chakra del corpo, del campo strutturatore di forma, che sono, diciamo così, collegati al campo strutturatore di forma, i nostri 7 chakra non funzionano. Quindi noi abbiamo perso sia la capacità dei nostri sensi fisici, sia la capacità dei nostri sensi psichici. Tutto quello che noi chiamiamo scienziate, chiamiamo dotti, chiamiamo questo o quell'altro, non è vero che sono queste cose. Loro hanno soltanto letto dei libri imbottiti e imboniti di bugie, di cose che non sono reali. E più irreali sono le cose, più ci credono le persone. Se le cose sono reali, semplici come le dico io, e posso dare la dimostrazione, portatemi un bambino con una febbre a 40 qua, che da 10 giorni i medici gli danno tachipirina e antibiotici. Ebbene, signori miei, io leggo Tex Wheeler, non conosco niente di medicina. Io in un'ora vi guarisco quel bambino e in 3 giorni guarisce totalmente, senza bisogno di spendere una lira e senza bisogno di dolori e sofferenze, né di calore né di altro. Prima tolgo il calore, poi tolgo il dolore, e poi se ne va pure il tumore, se ci sono principi tumorali o altre cose. Se lo posso fare io, che non sono nessuno, perché non lo possono fare i signori che studiano per 20 anni, 30 anni e si fanno chiamare prof o luminari della scienza, del C-puntato? Vediamo. Quindi io vi voglio leggere qualcosa, sembrerebbe un assurdo, ma vediamo se sia veramente un assurdo. Viviamo in un mondo ingiusto, ostaggio di una manciata di burattinai che giocano con la vita di 5 miliardi di marionette. Tutte le guerre della storia sono avvenute per mano di una piccola elite con un progetto chiaro e forte. Queste hanno massacrato l'umanità per uno scopo ben preciso, per dare energia vitale a tutti coloro che gli hanno dato questo potere, a quelli che si nutrono della nostra energia, ai predatori che sono venuti dallo spazio, che da migliaia di anni sono in mezzo a noi e che distruggono e hanno distrutto e hanno modificato l'Homo sapiens. Questi esseri ancora oggi ci dominano, gestiscono la nostra vita, ma noi no, non ci crediamo. O se li vediamo, se qualcuno come me dice che all'improvviso, dopo anni di un ragazzino che faceva il buttafuori al campo sportivo, che facevo sollevamento pesi e leggevo solo Tex Wheeler,
all'improvviso viene portata su, poi giù, poi su, poi giù, sale e scende come in un'altalena. E comincia a scrivere trattate, comincia a scrivere cose incredibili, comincia a parlare di cose di cui sono stato minacciato fin dall'inizio, 45 anni fa, mi hanno minacciato di morte, mi volevano sparare. Diciamo così, quella minaccia è venuta da Sigonella, Catania. Lasciamo perdere, le ho detto mille volte, ed è la realtà, non ho paura a dirle le cose, perché sono fatti. I fatti, io non ho paura di parlare di fatti, perché li ho subite e ci sono testimonianze, i fatti sono quelli che dico. Io posso dimostrare quello che dico, dimostrando pure, prendiamo due bambini con la febbre 40, uno lo cura un testa di cazzo del luminare della scienza che si prende come veronese 800 euro per 10 minuti di non so di che cosa, di stronzate, ma non cura mai nessuno. Io lo curo senza spendere una lira, senza pagarmi e senza dare niente, soltanto con un po' d'acqua fresca, sia per il corpo esterno sia per quello interno. Facciamo questa prova, perché non cercate di mettermi alla prova? Perché non facciamo un grande fratello? E vediamo se è vero o è bugia quello che io dico. Non hanno coraggio, ma lasciamo stare questo. Come sfruttano noi? A noi ci sfruttano creandoci l'indifferenza. Cioè, se noi siamo indifferenti a tutto quello che io dico o a tutto quello che gli altri che sono sullo stesso mio sentiero dicono, quindi le persone, essendo indifferenti, non ci prendono in considerazione. Dicono, quello è un portalettere, stronzate, dice. Quello è matto, sì. Perché? Che ha la laurea, che è scienziato, che ha la testa grossa così, che ha il diploma, che ha questo, che ha quell'altro. Scusate, perché me li mandate a me quando voi non sapete curarli, voi che avete il diploma? Perché mandate le vostre mogli con la leucemia a farsi curare da me e voi continuate a dare la chemio e la cobalto e tutte le altre cose alle altre persone, ai vostri pazienti, massacrandoli per giorni, notte, per settimane, per mesi, per anni, finché li massacrate e li uccidete? Perché fate ciò? Allora siete demoni. Allora io che mi sono rivolto a Cristo e quando ero morto mi ha risuscitato senza la medicina naturale. Allora la via del Cristo è l'unica. Seguitela, rimbambiti che siete. Voi che siete oppiati, seguite la via del Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Non si va al Padre se non per mezzo mio. Per dire ciò e per curare e aiutare a risuscitare i morti, lebrosi, gli infermi, i morti e tutto quanto, l'ultimo con Lazzaro lo hanno massacrato. Come sono entrati qua a casa mia e mi hanno lasciato morto a terra, massacrato, dissanguato, coltellate, bastonate, non so come sono stati. Per fortuna coloro che poi mi hanno resuscitato non mi hanno fatto sentire dolore. Non ho sentito niente, non ho visto niente, non so niente. È come quel famoso mafioso che dice, ma che dici? Io so queste cose, io non c'ero e se c'ero dormivo. È successo con me la stessa cosa, sembravo un mafioso, non so niente di realmente vero di quello che mi è successo, ma vediamo come andrà a finire. Dunque, indifferenza, ho detto poco fa, verso i sentimenti altrui, incapacità di mantenere rapporti duraturi, irresponsabile noncuranza per la sicurezza degli altri, falsità, tendenza a mentire e a truffare per trarre vantaggio, incapacità di provare senso di colpe, ci hanno ridotto a questo punto l'un con l'altro, pure incapacità a provare di senso di colpe se facciamo male agli altri. E Gesù disse, non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. E li hanno sputato in faccia, l'hanno messa in croce, e poi un miliardo di persone dice che sono cattolici. Tutti figli di puttana siete voi cattolici. Non siete cristiani, se no non fareste questa vita, se non capireste Cristo e fareste quello che ha detto Cristo, come lo faccio io? Incapacità di compromessi alle norme sociali e rispettare le leggi. Questa è la diagnosi di un grave disturbo della personalità, la psicopatia. Che cos'è la psicopatia? Chi è soggetto alla psicopatia?
Pochi gruppi di potere sui quali si concentra l'80% delle ricchezze del pianeta, l'80% delle ricchezze del pianeta ce l'hanno pochi gruppi di potere. Queste sono esattamente le caratteristiche di una multinazionale, delle multinazionali, di tutte le multinazionali. Allora io mi chiedo, se l'istituzione dominante del nostro tempo è stata creata a immagine di un dio psicopatico? No, ad immagine di uno psicopatico, non di Dio, di uno psicopatico. Chi ha la responsabilità delle sue azioni? Chi ha la responsabilità di questo psicopatico che sta gestendo l'umanità e che la porta alla deprivazione? Come Renzo portava i capponi a quello stronzo di Azzeccagarbuglie, che era d'accordo con Don Rodrigo, e quel prete di merda Don Abbondio era d'accordo col potere con Don Rodrigo. Sono tutti, chi mangia mangia, sono tra di loro contro la povera gente, la meschina gente che non può difendersi. Cristo venne per la povera gente, per i malati, per gli afflitti, per i desiderati e per tutti coloro che soffrivano, per coloro che erano ammalati, oppure per le prostitute, per i ladri, per i delinquenti. Perché sono ladri, delinquenti e prostitute? Perché voi li avete resi tali, perché gli avete tolto qualsiasi dignità umana, perché gli avete tolto il mangiare, gli avete tolto, non hanno casa, non hanno niente, vivono all'aperto, vivono nella miseria, vivono nella degradazione, figli di puttana! E poi costruite razzi, costruite cose, spendete miliardi per le ricerche di che cosa? Togliete la fame del mondo, non ci vuole niente. Capisci? Questo. E poi dico l'ultima cosa. Come funziona la loro mente? Di queste psicopatiche. Funziona come quella nostra? La loro mente funziona su binari completamente diversi dagli uomini sapiens. La conoscenza e il potere e può essere usata negli unici modi da noi conosciuti. Potere e impotere, e impotenza, potenza e impotenza, potenza e impotenza. La usano in questi modi. Un giorno un magistrato mi disse: Salvatore, cosa ne pensi della legge? Io l'ho guardato, sono ignorante, e non gli ha risposto Salvatore. Salvatore ormai era nei piani superiori della quarta dimensione. Gli ha risposto Turiddu, l'ignorante, il troglodita. La legge è l'imposizione del maggiore sul minore. Fra di loro maggiore la legge si interpreta, col minore si applica per come dicono loro, per come loro l'hanno fatta a loro immagine e somiglianza. Ricordatevi che nel Medioevo la prima notte io mi sposavo con una ragazza meravigliosa, e chi andava lì? I principi, i baroni, i regnanti, i possessori dei feudi. E prime, e tutti i figli nascevano figli loro e li dominavano, e noi siamo rimasti impotenti come quelle migliaia di bufali che hanno un potere enorme e vedono quattro gatti spennacchiati che si mangiano i loro piccoli, se li sbranano davanti a loro e stanno così a guardare. Stronzi tutti quanti, quando vi dico e vi offendo in questo modo è perché è vero. Svegliatevi, stronzi, tutti quanti siete.